Bentornati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque dottor Torchio, con lei oggi volevo parlare della pancreatite. Che cos'è? Che cosa la causa? Qual è la prevenzione e qual è la cura? La pancreatite è una patologia molto molto seria e molto molto importante. Il pancreas è quell'organo profondo dell'addome che produce importanti ormoni, per esempio come l'insulina che regola gli zuccheri, ma produce anche tutta una serie di enzimi che servono soprattutto a digerire le proteine. Quindi il pancreas viene estremamente coinvolto nei processi digestivi e soprattutto dagli abusi, quindi al di là di predisposizioni individuali che ovviamente ci possono esporre di meno a questo problema, quasi sempre nel 70% dei casi l'abuso alimentare, in particolare i superalcolici, i salse in tingoli fritti, cibi carnei conservati, anche il vino, tutto ciò che, soprattutto tutto ciò che impegna molto la digestione, proteine e grassi. Allora, abbiamo anche poi patologie concomitanti come i calcoli biliari che dipendono dalla cistifellea che possono disturbare il lavoro del pancreas. La sintomatologia comunque è una sintomatologia molto dolorosa, la diagnosi si fa attraverso il controllo degli enzimi pancreatici sul sangue e naturalmente con l'ecografia per verificare lo stato dell'organo. E la cura, ovviamente al di là delle pancreatiti gravi che vanno curate assolutamente a livello ospedaliero, la prevenzione è legata a un'alimentazione sana, a un sano stile di vita. Quindi certo, come diciamo sempre, che una tendenza all'alimentazione vegetariana sicuramente avvantaggerà la persona perché, come abbiamo già detto, l'abuso di proteine animali, grassi animali e superalcolici sono la causa principale. Quindi normalmente l'alimentazione vegetariana con condimenti olio a crudo e anche utilizzando a volte il cosiddetto olio di cocco che è stato rivalutato perché ha degli acidi grassi che non vanno a necessitare di, diciamo, degli enzimi pancreatici per la digestione, non stimolano troppo il fegato e quindi in moderate quantità possono anche sostituire i grassi animali molto più impegnativi per la digestione. Quindi la prima cura abbiamo detto che è la dieta, ma direi anche la suddivisione dei pasti, anche qui in 6 pasti piccolini, molto magari piccoli, e non le abbuffate classiche degli eventi, degli aperitivi e degli eventi, quando banchetti. si mangia e si beve troppo, certo, e allora si può scatenare una pancreatite acuta laddove c'è già una piccola predisposizione. Certo. Poi per quello che riguarda la cura per migliorare la digestione pancreatica vengono suggeriti degli enzimi pancreatici, ma direi che ci sono delle piante o dei frutti come per esempio l'ananas, la papaya, che contengono già enzimi naturali, così come prodotti fermentati, i nostri prodotti come le verdure sotto aceto con l'aceto fermentato o il miso, che è questo condimento che viene utilizzato molto in Oriente. Quindi tutto ciò che è fermentato fa bene. Hanno degli enzimi digestivi all'interno che possono migliorare la digestione. Ma la digestione può essere migliorata anche da tutta una serie di erbe che sono ben conosciute. Vi ricordo le più conosciute, la genziana per esempio, il dente del leone, il tarassaco e il cardomariano. Vi ricordo anche i semplicissimi carciofo e boldo che migliorano anche l'intestino e il fegato. E poi vi ricordo le spezie. Le spezie, salvia e rosmarino e ovviamente cannella e poco pepe nero, la curcuma e poco pepe nero, mentre la cannella può essere utilizzata sulla frutta per risparmiare un po' l'azione dell'insulina e quindi per ridurre, è molto utile nei diabetici, l'affaticamento pancreatico nei confronti dei cibi dolci, degli zuccheri. Quindi anche un po' dietetica. E anche il mirtillo con le sue vitamine è anche molto utile, quindi ricordiamoci che spezie e erbe possono sapientemente essere utilizzate con la dieta per prevenire le pancreatiti che rarissimamente si vedono nelle persone che si alimentano in maniera vegetariana o in maniera corretta. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli e la saluto. Buongiorno a tutti. A casa vi ricordo che se vi foste persi una puntata o voleste rivederne un'altra, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio. Per il momento io vi auguro un buon proseguimento di visione.